quindi vediamo un po', stanno già tutti arrivando in zona partenza. Questa pista di Prato Sardo ha delle alla particolarità di avere diverse pendenze di salita e discesa. Poi vedremo la partenza e soprattutto chi sarà il più sollecito. Intanto si vanno preparando anche quelli della seconda batteria che elencheremo non appena ultimata. Se qualcuno mi fa sapere se si vede bene e si sente bene, per favore. Con il numero 1 Bolero del Florina, Pasquale Sali. Andiamo, grazie. Con il numero 2 Bontour, Simone Mereu. Con il numero 3 Violelle Ducchi, Giovanni Soggia. Con il numero 4 Carilbon, Adrian Poppalli. Con il numero 5 Bagoga, Francesco Caria. Con il numero 6 Buran, Federico Sanna. Con il numero 7 Caramia, Gabriele Pulighedo. E con il numero 8 Baobab e Stefano Calaresi. Da qua quindi i primi quattro finalisti di questa edizione 2022 del Super Palio Airbus, che decreterà il vincitore di questa edizione. Ci separano 300 metri dalla partenza, spero di riuscire a farvi vedere qualcosa. Non mancano le presenze dei grandi appuntamenti. Hanno raggiunto tutti la zona. Abbiamo contenta, vicino Gianni Cavizza. Ciao Gianni, buon pomeriggio. Appena ci sarà un allineamento che consenta una partenza regolare, il mosiere Gennaro Milone procederà con il via. Eccoli in avvicinamento, qualche problema per Baobab e ora per Bontour. Si sposta anche Caramia. Si allontanano dal canape, quindi ebbene, sono partiti la prima batteria, dove la partenza è valida. Comando la giubba verde di Bagoga a prendere il comando delle operazioni nei confronti di Carilbon. Terza posizione risale la giubba nera di Violelle Ducchi. Non li vediamo perché sono in discesa. Li prendiamo ora in curva. Che ha accettato la partenza. Cavalli che si preparano ad affrontare il primo passaggio davanti all'arrivo, con tre che hanno staccato rispetto agli altri. Adesso proveranno ad andare in controllo, se lo consentiranno gli altri. Ed è sempre Bagoga che conduce nei confronti di Carilbon. In terza posizione Violelle Duc con la progressione del grigio Bontour, che risale in quarta con dietro Caramia. Cavalli lungo la piegata di sinistra con il battistrada Bagoga che non cede il passo. Al giro conclusivo Bagoga con Francesco Caria in controllo sugli avversari, ha già 4-5 lunghezze di vantaggio, quindi può andare in totale controllo. Bagoga su Carilbon spinge il piede sull'acceleratore per bene. Francesco Caria in tutte le maniere di conquistarsi la finale. Li perdiamo perché vi ripeto, quella parte della pista che non riuscite a vedere è in discesa e ci li vediamo ora a momenti all'uscita di curva. Bagoga facile a condurre, Bagoga con Carilbon in controllo, intanto ancora Caria per le piazze con Buran che attacca Topalli. Ed è Bagoga che viene a vincere Carilbon al secondo posto, al terzo è il giubba di Buran, con probabilmente al quarto Baobab che dovrebbe aver preso l'ultimo posto disponibile per la finale. Finisce qui questa prima batteria. Rispondo all'amico Ale. No, la partenza non si vede perché siamo alla parte opposta della pista. La nostra postazione è questa qua. Noi siamo all'arrivo, quindi ci è impossibile avere due occhi per voi qua. Per il momento è così.
Chiudiamo un attimo il collegamento, pubblichiamo la fotografia della tabella dell'arrivo di questa prima batteria e ci rivediamo fra un po' per la seconda batteria. A tra poco, ciao!